Signore e signori, buon pomeriggio. Ecco, bravi, senza che ve lo dica. Corrado Augias, La fine di Roma. Corrado, un piacere enorme averlo con noi, eh? Ma voi vedete mai le trasmissioni, quelle sulla musica che fa tutte le sere alle 8? Sì? Sì? Quanti? Pochi. Dovete vederle, sono bellissime. Com'è bellissimo questo libro. Vabbè, non dico altro perché deve parlare, lui fa una lezione per noi. Allora, La voce dei libri, per chi fosse la prima volta, è un'iniziativa del Comune di Bologna e dell'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna in collaborazione con COP Alleanza 3.0. La voce dei libri che nasce da un famoso libro di Ezio Raimondi. Chi non lo conoscesse e ama la lettura, suggerisco, oltre naturalmente a leggere il libro di Corrado, di leggere questo piccolo librino che dà grande valore a cosa vuol dire leggere. Allora, questo è uno dei 9 incontri del mese di settembre. Il tutto è organizzato con il sostegno di BPER, la banca che, come dicevo, come dico tutte le volte, è una delle poche banche che finanzia la voce dei libri in vari territori dell'Italia, tra cui Bologna. Quindi gli va dato merito perché è raro, cioè le banche fanno una serie di cose, ma la BPER finanzia tutti gli incontri del libro, non solo nella regione dove ha sede, ma in varie parti d'Italia. Quello di oggi, allora, non c'è bisogno di spiegarlo tanto per le lunghe. Noi di solito abbiamo la collaborazione della Galante Garone, però questa sera non è necessario perché è lui che fa una lezione, quindi non ci sono letture esterne. Poi voglio dirvi solo una frase, Corrado, vediamo se la condividi. Dico una frase senza avertela letta prima. Mi ascolti? Corrado? Ecco. Scusa, stavo... Stavi pistola... Stavo... Ti leggo una frase, vediamo se la condividi. Ma anche no. No, la devi condividere. Diceva Flaubert, non leggere come fanno i bambini per divertirvi o come fanno gli ambiziosi per istruirsi. No, leggete per vivere. Sei d'accordo? Ecco. Sì, una vita un po' particolare, però vita. Vabbè, però sì. Lo diceva Flaubert. Quindi ti diamo la parola con grande entusiasmo, ti ascoltiamo per vedere se vale la pena poi leggerti oltre che ascoltarti. Grazie molte, grazie. Devo ringraziare in primo luogo Romano Montroni, il cui entusiasmo conosco da parecchi decenni ed è uno degli uomini che più hanno fatto per la diffusione della lettura in questo paese dove, come sappiamo tutti, voi che per il fatto di essere qui siete l'eccezione in questo paese dove non si legge abbastanza. Voglio anche ringraziare per l'onore che mi fa il professor Dionigi che è venuto qua. Io volevo fare alcune citazioni in latino, ma la sua presenza me lo impedisce, per cui le farò in italiano, perché lui è uno dei più eminenti latinisti. Allora, questo libro, ho scritto parecchi libri su Roma, che è una città che ho imparato ormai da molto tempo ad amare e a conoscere abbastanza. Roma non si conosce mai del tutto, ma abbastanza. Questo libro, La fine di Roma, nasce da una curiosità, e cioè di vedere, alle volte, andando, girando per la città, di vedere che ci sono degli edifici, dei monumenti che testimoniano, se osservati bene, testimoniano il passaggio dalla civiltà o cultura classica, da alcuni detta pagana, alla civiltà o cultura cristiana. Proprio sono lì a testimoniarlo, solo che non tutti sono capaci di vedere questa linea di frattura che passa dentro questi monumenti o attraverso
la loro manipolazione. E allora diciamo che da un punto di vista questo libro è un po' una guida a questi luoghi di Roma molto particolari, di cui adesso darò qualche esempio. Per un altro aspetto racconta dal punto di vista politico, cioè della successione degli imperatori, e dal punto di vista del costume, quale trauma fu il passaggio dal mondo precristiano al mondo cristiano. E vi assicuro che è un'avventura durata secoli. Attenzione, non è che il cristianesimo si affermò da un giorno all'altro, ci vollero secoli perché questo avvenisse, tanto più che all'inizio i romani, a Roma, anche le più alte autorità politiche non avevano capito bene chi fossero questi ebrei così diversi dai vecchi ebrei romani ai quali erano abituati, che erano gente tranquilla, che se ne stava per conto suo, anche troppo, matrimonio endogamico, comunità guardinghe. Invece questi altri ebrei facevano fuoco e fiamme, facevano proselitismo, si presentavano sfrontatamente davanti alle autorità, rifiutandosi di fare il servizio militare, come diremmo oggi, perché il mio Dio non me lo permette, oppure rifiutandosi di versare un granello di incenso davanti all'immagine dell'imperatore, cosa che era considerata un oltraggio, perché nella religiosità romana l'imperatore era nello stesso tempo un capo politico, militare e religioso, assommava queste varie cariche, donde aveva tra l'altro il titolo di Pontifex Maximus, che poi i papi cattolici assumeranno di peso col titolo di Sommo Pontefice, proprio preso e adottato. E allora rifiutarsi di venerare l'imperatore era un oltraggio religioso, ma anche un oltraggio al patriottismo. Roma era il sentimento del patriottico a Roma era molto forte, perché la protezione degli dèi andava insieme all'orgoglio per la valentia e il coraggio delle armi, e l'uno e l'altra avevano assicurato alla città il controllo, come sappiamo, estesissimo di un impero che per lungo tempo è stato il più grande di quell'epoca. Ecco, allora tutto questo io ho cercato di raccontare, ora con la storia di alcuni monumenti, ora con la storia di alcuni individui. E vorrei che, se Stefano mi dà la prima immagine, vorrei subito farvi qualche esempio. Stefano, alù. Grazie. Adesso d'ora in poi proseguo da solo col comandino che ho qua. Vedete, questo è il noto Pantheon. Ieri in un'altra città un tecnico mi ha detto: quella è la Gran Madre di Dio. Ho detto: non esattamente. Effettivamente però era un errore non del tutto ingiustificato, perché il Tempio della Gran Madre di Dio a Torino non ha una forma molto dissimile dal Pantheon. Quello è il Pantheon, che è il più grande monumento romano arrivato a noi praticamente intatto, se si toglie il furto delle coperture in bronzo operato da Papa Urbano VIII, che poi aveva bisogno di bronzo per fondere nuovi cannoni e lo andò a prendere da lì. Perché è arrivato intatto? È arrivato intatto perché fin dai primissimi
secoli, forse addirittura il primo o l'inizio del secondo, venne trasformato in una chiesa cristiana. E allora il fatto che fosse trasformato in una chiesa cristiana lo salvò dalla distruzione. Perché i monumenti antichi o venivano smantellati o venivano riadattati per altri usi. Io adesso faccio vedere quello, ma qui nel libro avete alcuni altri esempi di adattamento ad altri usi di edifici di edifici sacri della classicità. È una pratica che si è sempre fatta. Quando qualche tempo fa, vi ricordate, ci furono quelle polemiche perché l'autoritario presidente turco Erdogan aveva trasformato la ex chiesa di Santa Sofia, poi museo visitato dai turisti, in una moschea, si disse ma che violenza, che prepotenza, una moschea, ma come? Era una chiesa, esattamente quello che è accaduto anche a Roma. Il vincitore tende ad appropriarsi e a far suoi i simboli delle vecchie religioni. E d'altra parte meglio questo che quello scempio che hanno fatto gli islamisti con i due grandi Buddha nella valle di Balaam, vi ricordate, che sono stati demoliti con la dinamite, con un delitto di fronte a tutta l'umanità. Erano due statue enormi scavate dentro delle grotte magnifiche. Quindi il fatto, la riappropriazione è un atto di violenza, ma è sempre meno forte della distruzione totale. Ecco, questo purtroppo la fotografia è piccola, ma spero che si capisca. Questo è forse l'esempio più insigne che ci sia a Roma, anche perché è fortemente visibile. Questo edificio sorge al margine della Via Sacra, ai Fori. E era un tempio dedicato all'imperatore Antonino Pio e a sua moglie Faustina, grande imperatore, grande coppia reale, ottimo esempio di coppia sovrana. Successe che nel 400 circa il tempio, testimoniato in questa foto da quelle imponenti colonne alte 12 o 15 metri, non mi ricordo, ma enormi, come Roma è un cimitero di colonne lavorate, monoblocchi lavorati a mano, pensate voi che cosa doveva essere. Venne calato dentro il tempio di Antonino e Faustina una chiesa cristiana, come si vede benissimo anche da questa foto non perfetta. Si chiama San Lorenzo ad Miranda, nel senso che le cose da ammirare sono le meraviglie dei fori che gli sorgono davanti. Questa è presa sul fianco, i fori stanno, la casa delle Vestali, la Via Sacra gli scorre sotto, eccetera. Ecco, questo è un esempio forse il più insigne, il più evidente, quello dove la riappropriazione e il cambiamento, come dicono quelli del catasto, cambio di destinazione d'uso, mi pare che si dica così, e salta, per così dire, all'occhio. Vi dicevo della coppia di Antonino e Faustina e vorrei interrompere un momento l'elenco dei monumenti per portarvi invece in due capitoli che ho fatto,
che ho inserito, non in ordine, violando l'ordine più o meno cronologico del racconto, dove parlo della concezione dell'amore nella classicità e della concezione dell'amore nella severissima religione cristiana degli inizi. Allora, lasciate che vi legga dagli Amori di Ovidio, un racconto, dato che parliamo di una coppia benedetta come quella di Antonino Pio e Faustina. Ecco, no, prima vi leggo questa. Professor Dionigi, la prego di essere clemente, perché dopo aver descritto la furia d'amore, Lucrezio nel De Rerum Natura descrive il rapporto erotico con connotati quasi di ferocia. Sentite questi versi in una bella traduzione italiana non mia. Premono stretta la creatura che desiderano, infliggono dolore al suo corpo e spesso mordono a sangue le tenere labbra, la inchiodano coi baci, poiché il piacere non è puro e vi sono oscuri impulsi che spingono a straziare l'oggetto qualunque sia da cui sorgono i germi di quella furia. L'amore è l'unica cosa nella quale più è grande il possesso, più il cuore arde d'un desiderio feroce. Lucrezio, capolavoro. E invece poi pensate che lo stesso Lucrezio, e poi chiudo la parentesi, lo stesso Lucrezio alla fine di questo capitolo dedicato all'amore fisico dice che alle volte è proprio una donna di modesta bellezza, con il suo agire onesto, l'equilibrio dei modi, la nitida eleganza della persona, rende consueta la gioia di una vita in comune. E poi chiude con una frase, questa la devo dire in latino, lei mi perdonerà: quod superest consuetudo concinnat amore. Con l'andare del tempo la familiarità favorisce, fa nascere l'amore. Mi pare una frase di una grande bellezza, non so se siete d'accordo. Sì? Grazie, signora. Ora, prima di tornare alle mie amate monumenti, però vi volevo leggere, visto che avete apprezzato, insisto, e vi leggo un raccontino di Ovidio in italiano. Un raccontino di Ovidio che è un gioiello narrativo. È un pomeriggio in una stagione verso l'estate, in una stanza avvolta nella penombra, il preludio a un rapporto d'amore. Scrive Ovidio: era l'ora della calura, mi gettai sul letto per riposare un po'. La finestra era aperta solo in parte, intorno c'era una penombra che ricordava quella dei boschi o del crepuscolo quando il sole tramonta, oppure dell'altro crepuscolo quando, che precede il mattino, quando la notte è lontana ma non è ancora spuntato il giorno. È la luce migliore per le fanciulle pudiche che vi trovano riparo al loro timido riserbo. Corinna mi viene incontro appena velata da una tunica già slacciata. I capelli sciolti le coprono il candido collo. Le strappai la tunica. Trasparente com'era non dava un gran fastidio, però mi resistette quasi volesse conservare almeno quella fragile difesa, ma poiché lottava come chi non ha alcun desiderio di vincere, vinsi senza troppa fatica,
con la sua stessa complicità. La ebbi davanti nuda, senza poter scorgere il minimo difetto nel suo corpo, che spalle, che braccia vidi e toccai. Come sembrava fatta per le carezze la bellezza del seno, come era liscio il ventre, grandi e belli i fianchi, giovanili le cosce. Ma perché indugio in questi particolari? Non vidi nulla che non fosse perfetto e la strinsi nuda contro il mio corpo. Racconto, spero che condividerete il giudizio, di un erotismo misuratissimo e mirabile. È vero? È vero. Qui però Ovidio si ferma. Pensate alla malizia di questo enorme poeta e narratore. E ha una reticenza da grande scrittore, perché dopo aver detto la strinsi nuda contro il mio corpo, fa una sospensione e aggiunge: cetera quid nescit, chi ignora le cose che seguirono, e si ferma. Beh, non c'è il racconto galante del Settecento che superi questo per articolazione della scena, descrizione dei dettagli, senza mai superare la giusta misura. Ecco un altro segno del passaggio di civiltà: le due colonne coclidi che ci sono a Roma. Roma ha due colonne coclidi, una quella di Traiano e una quella di Antonino Pio, Nerone. Detta colonna Antonina per errore. Coclide vuol dire che sono fatte come la conchiglia, nel senso che tutto intorno ci sono dei pannelli scolpiti che raccontano le gesta dell'imperatore al quale la colonna è dedicata. In quella traiana si conserva ancora sulla base della colonna la cella mortuaria dove le ceneri dell'imperatore vennero allora deposte. Anche Parigi ha una colonna coclide, sono le uniche città al mondo dove questo tipo di colonna esiste, solo che quella di Parigi è in bronzo, si trova in Place Vendôme ed è fatta con i cannoni vinti da Napoleone ad Austerlitz nella famosa battaglia del 1805. Invece queste risalgono ad allora. Ma perché le chiamo qua? Perché, come vedete, in cima a quella colonna c'è una statua. Questa è la colonna traiana e in cima alla colonna c'è la statua di San Pietro. Invece l'altra colonna, che è questa, che si trova in Piazza Colonna, per l'appunto, e fronteggia Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per cui la vedete spesso nei telegiornali quando fanno le riprese su quella piazza. Qui in cima alla colonna c'è Paolo. Allora, Pietro di là, Paolo di qua. Anche questo è un sigillo posto per dire non più Traiano e Antonino, ma Pietro e Paolo, che nella religiosità cristiana sono diventati i due protettori di Roma, sostituendo Romolo e Remo, che erano i due protettori di Roma nell'epoca precedente. Paolo merita un discorso particolare, tanto che l'editore Einaudi ha pensato di metterlo qua sulla copertina del libro, in questa statua che lo ritrae in maniera infedele, perché Paolo era
sappiamo, ci sono dei suoi descrizioni. Paolo era basso, di torace robusto, calvo, qui invece ha una capigliatura che sembra a Salonne, gambe arcuate, sprigionava forza, energia, e di energia dovette averne parecchia, perché pensate che si fece a piedi tutta la Palestina, tutta l'Anatolia, poi prese una piccola nave e sbarcò ad Atene, ma quasi tutto il tragitto se lo fece a piedi, per dire, insomma, era un uomo che era posseduto da una grande energia. E qui Paolo, anche lì, se potessimo vedere quella statua da vicino, vedremmo che ha una spada, come del resto ha una spada in mano anche qua. La spada è il suo simbolo. Ci sono varie interpretazioni di questo. Una dice che perché tagliava netto le cose con il filo della spada. L'altra indica nella spada lo strumento del suo martirio, perché Paolo era fariseo, era un ebreo fariseo della tribù di Beniamino, come dice lui stesso in una lettera. Però era cittadino romano, perché il padre aveva avuto la cittadinanza ai tempi di Pompeo Magno nel 63, ed era poi arrivata al figlio per discendenza. Era cittadino romano, dunque, mentre Pietro venne crocifisso quando arrivò il momento, Paolo venne decapitato, che era sicuramente una pena meno atroce della crocifissione. Che la crocifissione e l'impalamento turco sono i due patiboli più atroci che la crudeltà umana abbia mai escogitato. Salto i dettagli e vado avanti. Ora, a Paolo va ascritto il merito di avere portato la religione che diventerà dopo un paio di secoli quella cristiana fuori dalla Palestina, tanto che Friedrich Nietzsche, io l'ho messo qua, e anche lo scrittore israeliano Amos Oz, ora lo trovo, Friedrich Nietzsche dice addirittura che fu Paolo il vero inventore, fondatore meglio, del cristianesimo, non Gesù. Che non sia stato Gesù, questo è pacifico. Adesso dico perché, vi leggo prima la frase di Nietzsche che dice: tuttavia, senza questa storia singolare, senza i perturbamenti e le burrasche di un tale cervello, Paolo, di una tale anima, non esisterebbe una cristianità. Avremmo avuto appena notizia di una piccola setta giudea, il maestro della quale era morto sulla croce. E lo scrittore Amos Oz, purtroppo scomparso di recente, è stato Paolo, scrive, cioè Shaul, a inventare il cristianesimo. Gesù per parte sua lo ha esplicitamente detto: non sono venuto per cambiare nulla della Torah, cioè della legge scritta nel Pentateuco, che sono i primi cinque libri della Bibbia. Ora, queste sono ipotesi verosimili, ma su fenomeni di tale complessità nessuno veramente possiede una verità unica e incontrovertibile. Sì, Paolo contribuì potentemente, ma sappiamo che c'erano anche altre comunità di seguaci di Gesù che non erano state fondate da lui. Lui ne fondò parecchie,
e continuando a viaggiare come un pazzo, con questa energia indomabile, scriveva alle comunità, abbiamo tutte le lettere, tutte, abbiamo alcune lettere a queste comunità che aveva fondato. Mi dicono che vi siete, avete bisticciato tra di voi, guardate, anche se io non sono lì, è come se ci fossi, no? Sono lettere piene di esortazioni, di rampogne. Era un uomo violento, sicuro di sé. L'unico smacco che conobbe, caro professor Dionigi, fu quando andò ad Atene, come lei sa, perché lì predicò il risorto. L'uomo che era, lui che era fariseo, i farisei credevano nella risurrezione dei morti. Lui predicò il risorto e quelli che stavano lì nell'Areopago gli dissero: lascia perdere, guarda, torna quando non hai bevuto. Cosa testuale tra virgolette, perché nella cultura greca ellenistica la risurrezione dei morti non esisteva. Temo di dover dire come nella nostra, perché francamente mi piacerebbe sapere quanti ancora credono che un giorno miliardi di esseri umani al suono delle trombe risorgeranno nella valle di Josafat, che tra l'altro è poco più grande di questa sala, e saranno giudicati per l'ultima volta da Gesù tornato in gloria sulle nubi, eccetera, eccetera. Tutta quella roba lì di cui non si parla più, perché nelle cerimonie, nei riti cattolici, perché insomma un po' di imbarazzo c'è. Ecco, questo è un dettaglio. Ecco, e qui ci abbiamo l'obelisco di Piazza del Popolo, bellissimo, uno dei più alti. Questi obelischi vennero portati a Roma dagli imperatori, da Augusto, da Nerone, e sono 12 o 13 secondo come si contano. Insomma, sono anche qua, Parigi ha un obelisco che venne donato dal Che divide Egitto nell'Ottocento, Londra ha un obelisco egiziano, a Roma ce ne sono 12, e uno più bello dell'altro, tra l'altro. Una sera di alcuni anni fa, mentre attraversavo Piazza del Popolo, era finita la partita e la Lazio aveva vinto, e c'erano alcuni giovanotti sventurati a torso nudo che con le bombolette azzurre scrivevano su quel basamento che risale al primo secolo: Forza Lazio. Una cosa, se io avessi avuto i pieni poteri, come diceva quello sulla spiaggia 2 anni fa, li avrei invitati a cancellare con la lingua quella scritta oscena. Forza Lazio. No, questo lo dico con sincero dolore, perché questo vuol dire che quei giovanotti non hanno la minima idea di che cosa rappresenti quel basamento e quella stele che gli sta sopra. E questa è una colpa delle loro famiglie, della scuola, dove forse non vanno, chissà, dei tempi, dei telefonini. Insomma, è una cosa tremenda. Ecco, perché a Roma è importante, e ho messo gli obelischi in un libro che parla della successione della cultura classica con la cultura cristiana, perché Papa Sisto V, che fu un papa
Peretti, Papa Peretti, fu un Papa di un'energia, regnò 5 anni, ma in quei 5 anni fece l'inferno, tracciò le nuove strade. Se siete un po' pratici di Roma, via Sistina, via Merulana, voleva fare delle strade rettilinee che mettessero in comunicazione una basilica con l'altra. Via Merulana unisce San Giovanni con Santa Maria Maggiore. Santa Maria Maggiore alle spalle comincia quella strada, un tratto del quale si chiama Via Sistina, che arriva a Trinità dei Monti, dove c'è un altro obelisco, e così via. E lui prese gli obelischi egiziani e li convertì al cristianesimo. Vedete? Vedete che cosa fece? Gli obelischi egiziani finiscono con quella piramide che si chiama difatti Pyramidion, e lui al Pyramidion ci ha sovrapposto gli simboli, l'emblema del suo pontificato, la stella della religione cristiana che irradia in tutte le direzioni e la croce. Ecco, anche questo è stata una appropriazione. C'era una cosa, ecco, vi leggo per esempio in quello che sta a Piazza San Pietro, bisogna leggere quelle iscrizioni, perché a quello che sta in Piazza San Pietro lui ha messo questa scritta, perché ecco, la croce non poggia direttamente sulla pietra dell'obelisco, la croce poggia su una stella posta sulla cima di tre monti, che era il cuore dell'emblema araldico di Sisto V. E c'è scritto sul basamento, Sisto V, lo leggo in italiano, Sisto V, pontefice massimo, l'obelisco Vaticano, purificato dall'impura superstizione, ha consacrato ad un rito più giusto e più felice. Cioè Sisto V convertì al cristianesimo anche gli obelischi egiziani. È una storia, io non so se vi emoziona come ha emozionato me, guardandolo nel corso degli anni con sempre maggiore consapevolezza. Quella stampa che vedete è il famoso Colosseo, che nei film americani si vede sempre Nerone che sul Colosseo con lo smeraldo verde attraverso il quale guardava fa così, manda a morte quello e questo. In realtà Nerone muore nel 68 e il Colosseo nasce qualche anno, non molto, ma qualche anno dopo, perché il nome di quel grandissimo monumento è Anfiteatro Flavio ed è appunto un monumento costruito dai Flavi, che sono una dinastia breve, solo 3 imperatori, un padre. Venga qua, non faccia il matto, venga qua. Che ha detto? Costantino ha ragione, non si fermi. No, meglio, allora vada. È un mattocchio. Io alle 7 chiudo. Dicevo, una brevissima dinastia, Vespasiano,
inventore, come sapete, dei gabinetti pubblici. Sapete l'aneddoto di Vespasiano? Inventò i gabinetti pubblici perché Roma era, come oggi, un letamaio a pagamento. E a chi gli faceva, gli diceva, maestà, non so, sovrano, ma le pare che un imperatore romano deve riscuotere il denaro da quelli che vanno a fare i loro bisogni? Lui prese una moneta, non olet, non puzza, per dire che il denaro comunque venga. E poi c'erano i due figli, Tito, che è quello che condusse la guerra giudaica e partecipò alla presa di Gerusalemme e alla distruzione del secondo tempio nel 70, e Domiziano, che l'altro, il fratello, e i suoi due figli, che presero il potere dopo la morte di Nerone. Ecco, dicevo, il Colosseo è un altro monumento che, nonostante tutte le invasioni barbariche, si è conservato relativamente bene, perché anche quello, nell'alto Medioevo, venne trasformato in una fortezza. All'interno venne costruito una specie di castello per il quale le mura esterne del monumento fungevano da baluardo di difesa. E poi dopo venne consacrato ai martiri che lì erano morti, e così, e finì. Io con i monumenti, ecco, vede, se quel signore avesse avuto un po' più di pazienza, questo è Costantino, questo capoccione è la testa di Costantino di una statua, quella è alta così, quindi si può immaginare quanto fosse alta la statua. Si trova in Campidoglio, nel cortile all'esterno, ed è la testa, l'effigie di questo geniale imperatore. Siamo tra la fine del terzo e l'inizio del IV secolo, geniale imperatore, il quale ebbe il coraggio di rendere il cristianesimo religione permessa, nonostante la cattivissima fama che i cristiani avevano, perché, come dicevo all'inizio, per il fatto di essere così ostili alle autorità, ai riti, al culto di Roma e degli imperatori, venivano considerati atei pericolosi, nemici dello Stato, e questo spiega le persecuzioni alle quali vennero sottoposti, come noi oggi, come in certi paesi oggi si perseguitano, si cerca di assicurare, non al circo ma almeno al carcere, i terroristi. I cristiani erano considerati poco meno che terroristi. Perché Tacito, per esempio, Tacito, mica non prima arrivato, ha delle parole terribili su di loro e dice che sono quelli Tacito negli annali, per mettere a tacere ogni diceria Nerone, dichiarò colpevoli e condannò ai tormenti più raffinati coloro che il volgo chiama cristiani, odiosi per le loro nefandezze. Odiosi per le loro nefandezze. Bisogna stare molto attenti quando si dice quello è ateo. Che vuol dire ateo? I cristiani erano atei per i pagani. Quindi, e i pagani erano atei per i cristiani.
Il loro nome viene da Cristo, che era stato sottoposto a supplizio per ordine del procuratore Ponzio Pilato sotto l'impero di Tiberio, repressa per breve tempo quella funesta superstizione, il cristianesimo. Funesta superstizione. Ora riprendeva forza non soltanto in Giudea, ma anche nell'urbe. Questa frase è molto bella. Ma anche a Roma, luogo d'origine, in cui tutte le atrocità e le vergogne confluiscono da ogni parte e trovano numerosi seguaci. Queste parole su Roma, insomma, sono piuttosto dure. Ecco, allora il Costantino, dopo aver, con l'editto del 313, presiedette nel 325 un importantissimo concilio sul quale sorvolo, cioè una riunione di tutti i vescovi, lui la presiedette da papa, senza essere nemmeno battezzato, perché nella sua abilità politica ammise il cristianesimo tra le religioni consentite, ma lui personalmente si fece battezzare solo in punto di morte. E questa era un genio, sicuramente non un santo. Voi sapete che nell'Oriente, a cominciare dalla Grecia, il nome Costas, Costantino, è un nome molto frequente, e lui è considerato un santo, ma in realtà era un uomo di potere tremendo. Tanto per dire, fece assassinare sua moglie e suo figlio perché temeva, aveva l'impressione che gli stesse insidiando il trono. E chiudo con Marco Aurelio. Ora, se voi andate a Roma, vedete sulla piazza del Campidoglio questa bellissima statua equestre, che è una copia fatta con laser, perché l'originale non è più lì, ma è all'interno, in una sistemazione bellissima, devo dire. Anzi, vi dirò di più, dende in un interno quella statua equestre. È ancora più maestosa, delimitata dallo spazio, nello spazio, di quando era all'aperto. È l'unica statua equestre antica che sia arrivata intatta fino a noi, e anche qui, come nel caso del Pantheon dal quale abbiamo cominciato, anche qui lo si deve al fatto che venne scambiata, creduta, la statua di Costantino, perché venne trovata accanto alla Basilica di San Giovanni in Laterano, e i terreni lateranensi appartenevano alla moglie di Costantino. Poi venne fatta una strada in epoca fascista che si chiama Via dell'Amba Aradam, il ricordo della guerra d'Etiopia, e poi venne costruita lì una mastodontica sede dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, per cui tutto quello che stava lì sotto ce lo possiamo dimenticare, perché sono cose che non potranno più essere demolite. Comunque, Marco Aurelio, ho voluto chiudere il libro e questa breve narrazione con lui, perché è inutile che vi dica che è stato un imperatore che anche nel corso delle guerre, nel corso dell'amministrazione di una difficile giustizia, in tempi così dove Roma cominciava a capire che il suo dominio ormai era agli sgoccioli, conservò una vena filosofica, una pacatezza di giudizio, un'umanità. Con una piccola eccezione per quello che riguarda i cristiani, perché lui dei cristiani detestava
l'esibizionismo con il quale andavano a morire. Nel rifiuto dei cristiani di obbedire alla legge vedeva un certo esibizionismo, una smania di martirio. O qual è, scriveva, l'anima pronta, se necessario, a sciogliersi dal corpo, ossia a estinguersi o a dissolversi o a sopravvivere, ma questa attitudine derivi dal tuo proprio giudizio, non sia l'effetto di una mera opposizione come quella dei cristiani, sia meditata e dignitosa e convincente, non teatrale. E quella è la cosa. Lui pensava che i cristiani che entravano nell'arena cantando delle litanie e andavano così sorridendo incontro alla morte che loro consideravano la vera nascita, ci fosse un po' di teatralità che lo infastidiva. Tanto che, dell'ultimo aneddoto che vi racconto, il proconsole d'Asia Arrio Antonino, che doveva giudicare alcuni cristiani, erano una dozzina, vide con sgomento che mentre apriva l'udienza per giudicarli, alle porte del tribunale si era ammassata tutta la folla dei cristiani della città, i quali reclamavano di voler essere portati tutti al martirio insieme a quei 12. E lui perse un po' le staffe, il procuratore Arrio Antonino, e urlò: andate via, miserabili, se tenete tanto a morire, avete i precipizi, avete le corde, impiccatevi. Grazie. Corrado, dovevamo avere 2 ore di tempo per farti entrare maggiormente nel libro. Sai cos'è? Sì. Che l'acustica di questa magnifica sala non dirlo è, di più. È un po'... rimbomba, sì, è vero. Rimbomba, e è allora vero. Io non so come si sente. No, lì si sente bene, tranquillo. Ma qui rimbomba. Rimbomba sugli autori. È da comunque fastidio. Sei stato bravissimo ugualmente. Vabbè. Allora, facciamogli un altro applauso. Grazie di essere venuto qui a Bologna. Per andare più in profondità del tuo libro, naturalmente molti lo compreranno e tu sei disposto anche a fargli la dedica se vogliono. Ok? Grazie ancora. Grazie. Chi era quel matto? Un ebreo. Scusami, Consuetudo con Cino Tamore. Beh, bello, Consuetudo con Cino Tamore. L'altro Lucrezio. L'altro Lucrezio, c'è scritto. L'altro Lucrezio. Stefano. Non sento. Stefano. Senti. Grazie Stefano. A Lorenzo.